Madonna, se l'avevo vista male. Madonna, se l'avevo vista male. Guardate, io oggi ero anche abbastanza tranquillo in realtà. Pensavo che potesse diventare una trappola, ma poi quando siamo andati anche sullo 0-0, anche sullo 0-0 ero tranquillo perché ho iniziato a dire: guardate, il Cagliari dietro balla, il gol glielo facciamo, in qualche modo la portiamo a casa, però poi, Dio buono, ma meno male che è finita. Ma meno male che è finita. E che ancora faccio un po' fatica a credere che sia finita. Faccio ancora un po' fatica a credere che sia finita. Che sofferenza, ragazzi! Mamma mia, che bello! Che sia finita questa partita, che bello! Andiamo con ordine, perché ho già iniziato in maniera confusionaria, ma perché la partita ti porta poi a iniziare il commento in questo modo qua. Ti porta, ti porta, ti porta. Primo tempo brutto, brutto. Brutta partita, Juve, brutta partita, Cagliari, brutto, una roba inguardabile, 70% di precisione passaggi per tutte e due, zero tiri in porta. L'unica roba che è stata un po' strutturata sono stati i calci d'angolo. Primo tempo brutto. E la roba che fa arrabbiare è quella lì, che invece la Juve quando poi a un certo punto nel secondo tempo è tornata dentro con un altro approccio, ha avuto delle occasioni colossali. Quella di Chiesa che è andata in calcio d'angolo. Non ho capito se l'ha parata a scuffetto o robe del genere, non l'ho capita. Quella di Gatti uscita di 1 mm e poi il gol. Tra l'altro, grandissimo stacco di Bremer. Grandissima palla di Kostic. Da piazzato. Prendiamoci sta roba. Questa è stata la partita dei piazzati. Perché tre gol in generale nella partita, tre gol dei difensori, tre gol da piazzato. Prendiamoci il fatto che sia la partita dei piazzati. In avanti. E io lì ho detto, guarda. L'importante è che adesso non si facciano 30 minuti dietro la linea del pallone perché mi darebbe un po' fastidio, dato che la Juve ha la possibilità di andare a fare gol. Quando ha fatto il secondo gol Rugani, che ha fatto il secondo gol Rugani, io mi sono messo a ridere. Io ho riso da matti. Chi era in live lo sa, ho riso da matti. Perché è stato comico il gol, no? Di Rugani. Praticamente di pene, ha fatto gol di pene o poco più su di pube. Gol di Rugani e lì ho detto va bene, guarda, siamo riusciti a sfangare sta partita, l'abbiamo portata a casa, due gol dei difensori, due gol da fermo, da piazzato, siamo riusciti a portarla a casa. Non ero assolutamente preparato al fatto che la Juventus potesse prendere gol sul 2-0. Questo l'avevo completamente tolto dalle possibilità. Non ci avevo pensato, eppure non eravamo più abituati, ma succede anche il fatto che la Juventus possa prendere gol. Più che altro prendere gol in quella maniera lì, in mezzo a tre giocatori, mi ha dato fastidio, perché in mezzo a tre giocatori, chi erano? Gatti, Bremer e Kostic, ricordo bene, e lì ho detto ecco. Non dovevamo prenderlo perché adesso ci faranno impazzire. Ed effettivamente nel primo tempo ci ha fatto impazzire Viola perché tra le linee non lo beccavamo mai. E nel secondo tempo ci ha fatto impazzire Shomurodov. Quelle tipologie di giocatori lì, quelle mezze punte lì, o comunque trequartisti, fantasisti, giocatori che giocano tra la linea del centrocampo e quella della difesa. Fai fatica a prendere perché non sai mai chi ci deve uscire. E oggi avevamo già dei problemi fisici a centrocampo. Vabbè, la squalifica di Rabiot, la squalifica di Fagioli, la squalifica di Pogba e poi Miretti e Locatelli non stavano bene fisicamente, avevano mal di schiena tutti e due. L'ho vista male, a quel punto lì l'ho vista male, molto, molto, molto male. Perché poi ho pensato, ecco, adesso la Juve non è più abituata, chissà che cosa succede. E per fortuna non ho capito poi se è stata parata da Szczęsny, se ha preso il palo. Fatto sta che Dossena al secondo gol non l'ha fatto. Il Cagliari si è fermato lì, non è andato a trovare il secondo gol, non è finita 2-2 e poi ci sono stati tanti errori tecnici della Juve. Però io non capisco il perché noi dobbiamo, per forza di cose, un tempo farlo passare così. Perché oggi ho avuto veramente la sensazione, poi quando abbiamo preso l'altro gol, di dire cavolo, non l'abbiamo sfruttato bene tutta la partita, tutto il tempo della partita. Oggi non porteremo a casa i 3 punti. Ero tranquillo sullo 0-0. Ero più tranquillo sullo 0-0 che sul 2-1. O io non so se la sensazione è stata la stessa per tutti. Io sullo 0-0 ero più tranquillo che sul 2-1. È finita. Via le scorie. Via le scorie.
Siamo primi in classifica per una notte. Siamo primi in classifica per una notte. Domani sera saremo qui a guardarci l'Inter, a capire che cosa succederà con l'Inter. Noi mal che vada arriviamo a meno 2. Mal che vada arriviamo a meno 2 allo scontro diretto. Adesso abbiamo 2 settimane di pausa nazionali che mi danno fastidio, ma vi dico anche, prepariamoci al nuovo scandalo. Prepariamoci al nuovo scandalo, perché 100% qualcosa viene fuori, eh? In ogni pausa nazionali qualcosa verrà fuori, non ho idea di che cosa verrà fuori, però qualcosa sì. Però noi i 3 punti li abbiamo portati a casa e questo è assolutamente qualcosa di positivo, positivissimo. Però non ce la faccio, cioè se devo dirvi che è soltanto positivo questi 3 punti non ce la faccio, mi dispiace perché c'ho già in mente la partita con l'Inter. C'ho già in mente la partita con l'Inter e ho veramente paura che l'Inter sarà la prima squadra vera che andremo ad affrontare, perché fino adesso la squadra che è sembrata davvero la competitor, più che la competitor, la favorita, che è sembrata la favorita fino adesso è l'Inter, e mi dispiace, io non ce la faccio a ragionare sulla lunghezza della distanza del 5º posto. Mi dispiace, non ce la faccio, non ci riesco. È più forte di me, va oltre. So che tanti invece la penseranno così, anche Allegri sono convinto che ai microfoni andrà a dire che lui ragiona sulla distanza del 5º. Io no, anche perché poi oggi il Milan ha pareggiato, poteva perdere per come si era messa sul finale, il Napoli non è la squadra dell'anno scorso, c'è l'Inter. Io in testa c'ho l'Inter sia dal punto di vista della classifica, che magari non vince domani sera, e poi c'ho in testa l'Inter per lo scontro diretto. Devo votare il sacco, devo essere onesto, per quanto sia dell'idea che poi alla fine la Juventus difficilmente vincerà lo scudetto, io in questo momento qua penso all'Inter, non penso alla distanza, guarda, ma non sul 5º, io in questo momento non penso alla distanza neanche sul 3º. Poi è ovvio, è logico che dentro lo spogliatoio invece debbano mantenere un profilo un po' più basso, anche perché stasera, ragazzi, si è sofferto anche col Cagliari, quando prende quel gol lì dopo è diventata una brutta partita. Era una brutta partita nel primo tempo, è diventata una brutta partita nel secondo dopo aver subito gol. E invece io la cosa che mi porto a casa di bello stasera è che abbiamo fatto proprio uno switch on off. Siamo entrati in campo nel secondo tempo con la volontà di vincere la partita, cosa che non si era vista invece nei primi 45 minuti. E siamo andati in vantaggio di 2 gol con una facilità disarmante, dopo aver creato altre 2 occasioni da gol con una facilità disarmante. Poi è ovvio, era il Cagliari, quart'ultimo in classifica, in casa tua, e quindi per forza di cose. Però vi dico, ve lo dico proprio, abbiamo creato delle palle gol in una maniera facile, veramente con facilità, e quindi noi dobbiamo lavorare sul fatto che le dobbiamo creare sempre. Cioè dobbiamo riuscire a unire la difesa, che non prendiamo gol, anche se oggi l'abbiamo preso, col fatto di andare a farli. Cioè dobbiamo metterle insieme queste 2 robe. Ed è lì il punto d'incontro. Se riusciremo a mettere insieme queste 2 robe, allora vi dirò: cazzo sì, lo scudetto ci credo che lo vinceremo. Io oggi faccio fatica a credere che la Juventus vincerà lo scudetto, ve lo dico, anche se prima, anche se mal che vada sarà 2 punti dall'Inter, anche se è l'ennesima vittoria consecutiva, io personalmente oggi faccio fatica a pensare che la Juve vincerà lo scudetto. Ma dall'altra parte vi dico che adesso non penso al vantaggio sulla 5ª, ma davvero non penso neanche al vantaggio sulla 3ª, neanche al vantaggio sulla 4ª. Io penso, adesso penso già all'Inter. Poi, se arriveremo a 2 punti va bene, se arriveremo messi meglio va bene, però poi vincere quella partita lì, ragazzi, oh, quanto sarebbe importante vincere quella partita lì. Quanto sarebbe importante vincere quella partita lì. Poi, oggi, l'ha vinta la difesa, nel vero senso della parola, non nel fatto che hai difeso, ma che ha segnato la difesa. E bisogna ritrovare anche appunto i gol degli attaccanti. Bisogna ritrovare anche i gol degli attaccanti. Ma per ritrovare i gol degli attaccanti, secondo me servirà staccarsi un po' di più e cercare di fare delle partite anche differenti. L'Inter sarà un termometro, Un termometro di quelli che ti prova la febbre in una maniera allucinante. Per stasera godiamocela, siamo primi, abbiamo vinto, abbiamo sofferto, le 2 cose sono vere entrambe. Le 2 cose sono vere entrambe, abbiamo vinto, abbiamo sofferto, siamo primi e adesso concentriamoci a passare queste 2 settimane in questo modo qui. Domani sera capiremo con che margine di vantaggio o di svantaggio arriveremo allo scontro diretto con l'Inter.
Juventus-Cagliari non passerà gli annali per la partita più bella del mondo. L'abbiamo vinta tra mille difficoltà, perché ancora non siamo quella squadra lì che deve vincere lo scudetto o che è la favorita per lo scudetto. Ma cazzo, se ci siamo, siamo lì, a classifica. Prestazioni no, a classifica siamo lì. Dai cazzo, forza Juve.